Sono molto grato allo IAI per questa occasione in cui affrontare un tema di grande importanza, cioè il vertice della NATO di Varsavia di inizio luglio e il ruolo dell'Italia nella preparazione e nello svolgimento di questo importante vertice. Il vertice naturalmente dovrà dimostrare una volta di più la grande capacità dell'Alleanza Atlantica di adattarsi alle nuove sfide di sicurezza, sfide tradizionali ma anche sfide innovative, con un approccio che sia veramente a 360 gradi. Cioè la NATO deve continuare a dimostrare di essere in grado di affrontare queste sfide, di difendere i propri cittadini, i propri territori, le proprie città di fronte a tutte queste minacce da ovunque esse provengano. Quindi non c'è una dicotomia fra una minaccia che proviene dall'est e una minaccia che proviene da sud. Saranno essenzialmente due i temi del vertice di Varsavia: il primo come rafforzare la difesa e la deterrenza della NATO, uno sviluppo che è in corso sin dal vertice di Galles di due anni fa, dopo l'annessione della Crimea militarmente da parte della Russia, la NATO ha messo in moto un meccanismo per rafforzare, diciamo, le proprie difese in maniera limitata, in maniera proporzionata, in maniera rotativa di fronte a questo tipo di minacce. Ma la difesa della deterrenza vale, come dicevo prima, a 360 gradi, da ovunque provengono queste minacce. E il secondo grande tema sarà quello della proiezione della stabilità, cioè come la NATO può proiettare stabilità in un'area che va anche al di fuori del suo territorio, e qui sto pensando francamente molto alla regione del Mediterraneo, del Medio Oriente, le regioni marittime, le minacce che provengono da quella direzione, le migrazioni incontrollate, il terrorismo, il traffico di armi, sono tutte dimensioni verso le quali la NATO deve dimostrare di saper rispondere ai propri cittadini. Devo dire che l'Italia è fortemente impegnata in questo lavoro preparatorio ed è riuscita ad affermare il concetto che la NATO deve avere un approccio onnicomprensivo, che non sia assorbito in maniera esclusiva dalla minaccia che proviene da una certa dimensione, da una certa area geografica, ma deve essere invece in grado, con uno spirito di forte adattamento, di affrontare tutte le sfide da ovunque esse provengano. Ambasciatore Claudio Bisognero per l'Istituto Affari Internazionali, grazie mille. Grazie a lei.